Allora, a proposito di consumo e di abuso di farmaci, abbiamo invitato il professor Sorrentino perché ci sono 8 milioni di italiani che usano psicofarmaci e c'è una crescita abbastanza lenta, ma sicuramente costante. Sentiamo Valentina Finetti. Mi è capitato di prendere un ansiolitico per andare in aereo, adesso per fortuna non prendo più niente. Psicofarmaci no, creano dipendenza, non li utilizzerò mai. Non ho avuto per ora bisogno di utilizzare psicofarmaci, però qualora dovessi averne necessità, con prescrizione medica, credo che sia una cura da provare. Dagli ansiolitici agli antidepressivi, dagli stabilizzatori dell'umore agli antipsicotici. L'uso degli psicofarmaci in Italia nel 2022, con o senza prescrizione medica, riguarda 8 milioni e mezzo di persone di età compresa tra i 18 e gli 84 anni, soprattutto donne. A rivelarci in anteprima questi dati è l'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR. Secondo Federpharma, il consumo continua a crescere. Dal 2017 ad oggi registriamo, secondo i dati che ci fornisce IQVIA, un aumento costante del 2%. Tranne che nell'anno del lockdown nel 2020, quando l'aumento è stato del 3%. Il consumo italiano di psicofarmaci è in linea con quello degli altri paesi europei? I dati dell'OCSE ci dicono chiaramente che Germania e Inghilterra hanno un consumo più elevato. Questo è il dato che riguarda chiaramente le farmacie. Poi esiste purtroppo un canale alternativo, se così vogliamo chiamarlo, che è quello del web, dove si trovano false farmacie e farmaci che, nella migliore delle ipotesi, non sono farmaci, quando non nuocciono gravemente alla salute. Pillole e gocce per contrastare ansia, insonnia, fame, disturbi dell'attenzione, in alcuni casi usate anche per lo sballo. Tra passaparola e recensioni, Fedate raddoppia in un anno il ricorso a psicofarmaci senza prescrizione medica tra gli studenti italiani di età compresa tra i 15 e i 19 anni. 300.000 ragazzi nel 2022, secondo il CNR. Non faccio uso di antidepressivi o ansiolitici, però conosco molti miei coetanei che invece ne fanno uso. Perché comunque dopo la pandemia o questo periodo di esami, lo stress è alto. Del resto, reperirli è facile. Negli armadietti di casa, in rete, in strada e da amici all'insaputa dei genitori. Ho amici dalle elementari fino ai liceali, anche oltre, che prendono psicofarmaci, anche calmanti. Se sono prescritti, no, però magari hanno il compagno di classe che ce li ha e si avvicinano e fanno: guarda, c'ho l'interrogazione, sono agitato, me ne passi un po'. Sono utili, ma attenzione agli abusi, avvertono gli psichiatri. Senza prescrizione, controllo medico, rispetto di tempi, regole e dosaggi della terapia, l'utilizzo di psicofarmaci può creare problemi di salute e dipendenza.